Ognuno di noi ha un eroe, una persona che ha cambiato la storia della nostra vita, qualcuno da emulare o a cui vorremmo assomigliare, sicuramente una fonte di ispirazione continua. Il mio eroe è Freddie Mercury. E il mio eroe purtroppo è scomparso nel 1991, ma oggi io sono qua per ricordarlo insieme a te su MTV Gold il 24 di novembre. Non mancare. È Tribute to Queen. Presenta Cesare Cremonini. Oggi alle 5 del pomeriggio su MTV Gold, canale 705 di Sky. Ciao a tutti, eccoci qua. Io sono Cesare Cremonini, al mio fianco abbiamo il nostro amico Freddie Mercury che è venuto come gradito ospite di questa puntata. Siamo insieme per tutto il giorno oggi, perché? Perché stiamo festeggiando, perché per me è una festa poter ricordare quello straordinario artista che era Freddie Mercury e la sua band, i Queen. Io oggi vi presenterò i miei video preferiti di questo gruppo che in effetti all'inizio degli anni 70 è stato uno dei pionieri della realizzazione dei primi videoclip musicali. Quindi possiamo cominciare subito con un video per me straordinario, perché la canzone in sé è straordinaria, si chiama Bohemian Rhapsody, non ha bisogno di presentazioni, credo. Io ho sempre sognato di vestirmi come Freddie Mercury, sai, con quelle tutine a scacchiera, col petto viloso in fuori, però insomma a 20 anni avevo già un po' di pancetta, quindi non mi era permesso. Però mi è sempre piaciuto un video particolarmente straordinario, secondo me, che era I Want to Break Free, perché Freddie Mercury e la sua band, i Queen, per in qualche modo non scandalizzare, secondo me, ma ironicamente parlare di sé, delle voci che giravano sull'omosessualità dei componenti della band, decisero provocatoriamente di fare un video vestiti da donna. Questo video è I Want to Break Free ed è un pezzo straordinario che poi Freddie ha interpretato anche nei concerti dal vivo, dandogli molta più grinta, però insomma questa versione da disco di The Works del 1984 è indimenticabile, guardiamocela. I'm Going Slightly Mad è una canzone molto triste, molto malinconica, secondo me, terribilmente teatrale, come era poi solito scrivere Freddie Mercury, quindi molto affascinante, però si vede nel volto di Freddie che la malattia, l'AIDS, lo stava iniziando a torturare e la scelta di fare un video truccati era dettata anche dal fatto che Freddie doveva in qualche modo coprire i segni che portava sul volto della malattia che si faceva sempre più forte su di lui. È un video però di una canzone meravigliosa, una delle mie preferite. John Deacon, Brian May e Roger Taylor giocano con Freddie Mercury a travestirsi e lo fanno con un sorriso molto ironico, molto sarcastico, cercando forse di far capire che doveva rimanere qualcosa di vitale, nonostante la situazione all'interno del gruppo era davvero tesa in quel periodo. Somebody to Love è una canzone indimenticabile, ogni volta che capita di ascoltarla tutti zitti, si ascolta fino alla fine, è sempre stato così. È una canzone che ha scritto Freddie Mercury, quindi ci inchiniamo un'altra volta alla straordinaria capacità compositiva di Freddie. Questo video è un video live, è un video in cui Freddie interpreta questa canzone con la solita passione e con lo solito spirito generoso sul palco, e non ci resta che aprire le orecchie e anche il cuore e ascoltare qualcuno che aveva bisogno di amare. A questa canzone io sono veramente molto affezionato e mi emoziona sempre di sentirla. Perché? Perché è la prima canzone dei Queen che io ho ascoltato in uno spot televisivo di una macchina che negli anni 90 circa, nel 90-91, andava su tutte le reti televisive. E sto parlando di I Want It All. È una canzone che non ebbe fra tutti i singoli dei Queen il successo maggiore di vendite, però era straordinariamente orecchiabile e molto accattivante. E nel video di questo brano Freddie Mercury e la
sua band sbocciano a fare i tamarri come si deve, insomma, no? Cioè, Roger ha messo anche l'acqua sopra rullanti in modo che quando suonava schizzava da tutte le parti, un po' 80s come roba, però qui siamo a MTV Gold, come si potrebbe non apprezzare certe cose? I Queen hanno sempre giocato a travestirsi, un po' tutti, Freddie in particolar modo, però anche gli altri ragazzi della band, Brian, Roger e John, quando c'era da mettersi in gioco in un videoclip, cioè usare l'immagine, hanno sempre giocato in maniera autoironica, ognuno con le sue peculiarità, anche perché i Queen erano una band di componenti davvero diversi l'uno dall'altro, come carattere, come caratteristiche fisiche e psicologiche. In questo video, che è A Kind of Magic, un pezzo estremamente famoso che insomma conoscono davvero tutti, si travestono uno da barbone, uno da ricco, e sembra quasi un sogno, insomma sembra un viaggio onirico che fa la band. Ecco, guardiamocelo, perché per quegli anni, nel 1980 giù di lì, era davvero avanti come video. It's a kind of magic, it's a kind of magic, a kind of magic. Allora, Invisible Man, ragazzi, vale la pena di guardarlo solamente per una cosa. Non Freddy che fa il videogioco con gli occhialetti 3D che adesso vanno tanto di moda, ma che a me non piacciono, che insomma non è un'immagine meravigliosa, perché Freddy insomma sembrava un po' la caricatura di se stesso, secondo me, in questo video. Non tanto Roger che suona sulle gambe come andava poi di moda negli anni 80, che gli strumenti erano un po' scomparsi dai videoclip, ma per vedere soprattutto Brian May che fa con la chitarra un solo sul letto di un ragazzino teenager con i poster in camera, e dalla sua chitarra straordinaria escono tipo un laser, tipo questo di stare in Star Trek. Guardatelo perché veramente merita. Poi mi dite come ha fatto a suonarlo quel solo, secondo me insomma si è inventato qualcosa. I'm the invisible man. I'm the invisible, invisible, invisible man. Bicycle Race è un video molto particolare, è un video molto provocatorio. Infatti Freddy e soci per questo video hanno decisero di chiamare un mucchio di ragazze, credo fossero 100 giù di lì, spogliarle completamente nude e farle girare in continuazione per Wembley, per la corsa della pista di Wembley, in bicicletta. Che bella idea. Come sarebbe piaciuto anche a me farlo, ma dove le trovo 100 ragazze al giorno d'oggi che vengono a... No, le troviamo, se ci impegniamo le troviamo. Freddie Mercury in quel periodo pubblicava un disco che conteneva anche un'altra canzone che era Fat Bottom Girls, quindi i riferimenti sessuali erano abbastanza espliciti e questo video lo testimonia. Say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. I want to ride my bicycle. I want to ride.